Ciao amici di UFO Global, sono Davide, sto per presentarvi una ufologa che è la dottoressa Francesca Bittariello. Francesca Bittariello chi è? Ve la descrivo in poche parole. Francesca è una geografa, laureata nel 2003 in geografia presso l'Università di Roma, La Spezia, con una tesi di laurea in geopolitica e geostrategia militare nelle operazioni militari in Afghanistan, con una tesi di laurea effettuata in collaborazione con la rivista Aeronautica, il giornale ufficiale dell'Aeronautica Militare. Fu una delle poche stagiste emesse dal Ministero della Difesa per effettuare la tesi di laurea. È storica e aeronautica, ufologa, nonché organizzatrice di eventi aeronautici e ufologici. È specializzata in vari argomenti come UFO, tra quali i cerchi Nergrano, rapimenti, alieni, UFO e militari, perizie UFO sugli avvistamenti e incontri ravvicinati come conebe, entità biologiche e extraterrestri. Ma diamo subito la parola a Francesca. Ciao Francesca, grazie di aver accettato il nostro invito, il mio invito. Per noi lascio subito la parola a te. Vai, Francesca. Buongiorno De Vite, buongiorno a tutto lo staff di UFO Global Italia e a tutti gli spettatori che seguiranno questa puntata. Ho accettato di essere ospite in questa puntata su UFO Global Italia, in quanto già sono stata ospite nel 2019 con una importante intervista. E con un servizio molto importante anch'esso che UFO Global Italia ha fatto nel 2019 per il mio evento internazionale che organizzo in esclusiva in Italia, ovvero Ufology World per l'Italia, in quanto sono la posseditrice unica del marchio Ufology World per l'Italia. Grazie Francesca, oggi ci parlerai di tre casi molto datati. Il primo mi sembra nel Parigino, a Parigi, nell'aeroporto di Parigi se non erro, ma lascio subito di nuovo la parola a te. Vai. Iniziamo ad analizzare nel particolare questi tre casi di avvistamento UFO. Tutti e tre i casi sono avvenuti, diciamo, nei cieli durante un volo commerciale, civile, quindi un volo di linea all'interno di un aeroplano, ma li analizzerò caso per caso, quindi nel dettaglio e vi spiegherò la situazione testimoniale molto importante e tutte le prove che sono risultate dalle mie indagini. Quindi stiamo parlando dell'avvistamento che avvenne nei cieli parigini, quindi il 13 giugno del 1952, durante un volo di linea in prossimità, quindi in atterraggio verso l'aeroporto parigino di Le Bourget. Stiamo parlando di un secondo caso che avvenne il 14 luglio del 1952, un caso noto molto particolare che vi analizzerò e vi spiegherò nel dettaglio le peculiarità riscontrate, che è noto come il caso di Nash Front Barry. In realtà, diciamo, questi due nomi altro non sono che i cognomi del pilota e del copilota, entrambi poi una cosa abbastanza diciamo particolare, si chiamavano come primo nome, come nome William, quindi William Nash, William Front Barry. E poi analizzerò il caso molto importante
anch'esso avvenuto nei cieli di Boston il 1° giugno del 1954. Perché questi tre casi? Diciamo che questi tre casi hanno una peculiarità. Al di là dell'avvistamento dell'UFO, quindi della sfera globulare, della ball extraterrestre, ball of light extraterrestre, ma hanno la peculiarità che avvennero quindi su un volo di linea, un volo commerciale, civile, con un velivolo uguale, simile, che è il Douglas DC-4. Allora, inevitabilmente chi mi segue, chi mi conosce, sa che sono anche una storica dell'aeronautica, quindi devo comunque fare una breve parentesi per spiegarvi questo importante velivolo, il Douglas DC-4, che storia operativa, che storia ha avuto proprio nella storia dell'aeronautica civile, vedremo non solo, anche nella storia dell'aeronautica militare. Perché? Militare a livello mondiale. Perché? Allora, il Douglas DC-4, Douglas DC-4 è un velivolo che fu costruito inizialmente dalla Douglas Company Aircraft, quindi americana. Il primo prototipo volò nel 1938, ma allora, quando io vi narro, vi racconto, vi spiego, diciamo, la situazione, diciamo, del velivolo, dell'avvistamento, bisogna sempre comprendere, quindi non scordarci il periodo storico nel quale si muovono gli accadimenti e gli avvenimenti che vi vado a raccontare. Allora, 1938, inevitabilmente stiamo parlando di un velivolo per il tempo all'avanguardia, un velivolo, per così dire, un aeroplano mastodontico che era, diciamo, ad ala bassa, quindi fusoliera arrotondata, molto, molto robusto, tutto in metallico. Tutto creato in metallico, in metallo dalla fusoliera, le ali, era completamente, diciamo, appesantito, quindi era mastodontico, tanto talmente mastodontico che aveva un'apertura alare di 42 metri, che potete immaginare, diciamo, sia per l'epoca, di cosa stiamo parlando, di un aeroplano incredibile, notevole, tant'è che il primo prototipo con un'apertura alare di 42 metri, con una lunghezza, diciamo, intorno ai 29, diciamo, non ebbe seguito questo prototipo con queste dimensioni. Quadrimotore, stiamo parlando sempre di un quadrimotore, quindi alimentato molto potente, ma comunque era molto, per così dire, non economico, quindi non era nemmeno economico. Ma il grande neo di questo primo prototipo di DC-4 Douglas fu che all'epoca, stiamo parlando del 1938, gli hangar erano comunque limitati come ampiezza, quindi c'erano pure difficoltà a far entrare dentro un hangar questo velivolo mastodontico immenso con questa apertura alare di 42 metri. Quindi, diciamo, venne abbandonato per un periodo, tant'è che nel 1939 venne ceduto ai giapponesi. Ovviamente, penso tutti sapete la storia della nostra seconda guerra mondiale, e sapete che ancora americani e giapponesi nel 39 non erano entrati in conflitto, quindi non c'era stato l'atto di belligeranza, non si erano ancora, diciamo, dichiarati appunto nel conflitto e soprattutto contro, quindi, giapponesi e americani.
Non c'era stato ancora il vile attacco del 7 dicembre del 41, quindi a Pearl Harbor, il vergognoso attacco ad opera del Giappone. Quindi, diciamo, venne ceduto un prototipo, venne smontato, venne ceduto ai giapponesi che lo utilizzarono nel 39 per creare, diciamo, dei bombardieri. Il bombardiere Nagashima, il G5N, che però non ebbe nessun riscontro poi di fatto a livello di successo, perché il Giappone ne costruì di questi Nagajima, ne costruì che erano delle modificazioni del Douglas DC-4 come bombardiere, lì praticamente diciamo costruì sette prototipi che non ebbero successo, poi vennero dismessi. Quindi anche il Nagajima non ebbe, diciamo, fortuna. Pertanto, dopo qualche anno sempre di elaborazione da parte della Douglas Company Aircraft, quindi degli ingegneri di questa importante compagnia di costruzione di aeroplani americana, nel 1941 finalmente si arrivò a creare un modello più performante, quindi un modello che vide il suo primo prototipo nel 42, quindi attenzione, già c'era stato nel 41, quindi la dichiarazione di belligeranza fra America e Giappone, già c'era stata l'entrata in conflitto e quindi già c'era stato il vile attacco di Pearl Harbor del 41, di dicembre del 41. Dicevo, nel 42 si arrivò a creare un prototipo più sempre robusto, sempre imponente, ma con un'apertura alare più bassa, più performante, che venne chiamato, diciamo, fu famosissimo, diciamo, per la storia, adesso vi spiegherò anche dell'aeronautica commerciale, civile e in ambito militare, come ho anticipato all'inizio, diciamo, di questa mia intervista, si chiamò con la conformazione per trasporto, quindi in ambito militare, un trasportatore tattico, si chiamò il C-54 Sky Master, il famosissimo C-54 Sky Master. Allora, il C-54 Sky Master era comunque un velivolo, un aeroplano che venne adoperato essenzialmente dall'USAF primariamente, ma anche da tutte le armi americane. Qualche prototipo venne dato alla RAF, qualche prototipo anche che volò durante il conflitto venne dato alla RAF e venne utilizzato appunto come trasportatore. Io poi su questo Sky Master C-54 ho comunque un pensiero molto importante perché venne addirittura pilotato da alcune pilota della WASP, Women Air Force Service Pilot americane, che oltre, diciamo, come sapete, erano le donne ausiliare pilote, le WASP, che è conosciute come WASP, che praticamente, diciamo, al pari degli uomini, durante la guerra si fecero con il loro valore degli atti molto importanti proprio come pilote di aeroplani, e quindi fecero degli atti, diciamo, un po' poi le donne, diciamo, io a livello di storica dell'aeronautica, che mi conosce lo sa, insomma, ho oltre una collezione importantissima a livello mondiale sulle donne aviatrici, con dei materiali originali unici al mondo che sono riuscita, diciamo, a trovare nel corso del tempo, a reperire, vi posso dire, gesti eroici anche, non solo dalle americane, dalle russe e da un po' tutte, chiamiamole, pilotesse, pilote a livello mondiale. Però oltre a pilotare, ad esempio, i bombardieri, adesso mi viene in mente, le americane pilotarono anche il bombardiere B-25 Mitchell, però oltre a pilotare, insomma, tutta una serie di velivoli, pilotarono anche questo Douglas C-54 Sky Master per trasporto.
Quindi velivolo mastodontico, velivolo aeroplano, che tra l'altro io ho notato vedendo le statistiche, è comunque un aeroplano che ha avuto pochissimi incidenti durante la sua vita operativa, quindi diciamo anche questo è notevole e da considerare. Perché? Perché la sua sicurezza diciamo, nelle tratte che ha fatto, perché sia in ambito militare sia in ambito civile, quindi subito dopo guerra, che riprese la configurazione di linea, quindi la configurazione commerciale civile, diciamo fece tantissime la vita operativa di questo aeroplano credetemi, sconfinata, è difficile anche da tracciare, in quanto fu notevole questa vita operativa. Tratte, io vi dico subito, il dopoguerra molte compagnie americane, l'America Airline, United States Airline, che praticamente facevano delle tratte da Londra a New York e diciamo anche con viaggi di circa 24 ore, quindi cose impensabili, e con questo velivolo Douglas DC-4. E vi posso anche dire, anche in Italia, la nostra compagnia aerea, l'Alitalia, dal 50 al 54 utilizzò, diciamo, questi Skymaster C-54, quindi con una configurazione particolare, quindi li acquisì anche la nostra linea aerea di bandiera, l'Alitalia, dal 50 al 54. E tra l'altro la sicurezza, quello che io insisto su questo velivolo, che era un velivolo, un aeroplano mastodontico molto sicuro. Addirittura il presidente americano Franklin Roosevelt praticamente lo utilizzò come aereo presidenziale, diciamo, quindi Roosevelt diciamo, non si chiamava Air Force One allora, ma si chiamava Sacred Cow, quindi era questo il nome diciamo, dell'aereo presidenziale, quindi si chiamava Sacred Cow, quindi tradotto in italiano sacra mucca, diciamo, e poi però attualmente noi gli aerei presidenziali li conosciamo come appunto Air Force One, sono famosissimi, e Roosevelt utilizzò poi, diciamo, presidente dal 1938 al 45, morì mi sembra fine 45, però per un periodo finale, diciamo, della sua carica presidenziale, utilizzò un Douglas DC-4. Quindi, chiusa questa piccola parentesi, dove io trovo sempre piacere quando posso a parlare di aeronautica, perché chi mi conosce sa anche i miei excursus a livello aeronautico, e quindi ritorniamo al discorso ufologico. Quindi ritorniamo al discorso ufologico. Allora, iniziamo ad analizzare l'avvistamento che avvenne il 13 giugno 1952. Questo avvistamento avvenne sui cieli parigini e il pilota e l'equipaggio videro questa grande ball, questa sfera ferma, fissa. Io, chi mi segue lo sa, chi partecipa ai miei skywatching che io organizzo, diciamo, una tantum dove permetto agli appassionati di seguirmi durante gli skywatching, e quindi do delle linee guida anche come comportamentali durante questi skywatching. Io dico spesso: attenzione, magari per voi è una stella, così a primo occhio è fissa, ferma, ma in realtà no. Attenzione, in realtà è un UFO, un oggetto non identificato, Unidentified Flying Object, che
da un momento all'altro potrebbe iniziare il suo moto impromptu, repentino e regolare, per poi svanire, perché chi ha letto il mio libro UFO gli archivi inediti sa, io spiego ampiamente come appaiono, perché UFO, oggetti non identificati, e il loro modus operandi per sfuggire all'osservazione, quindi con una serie di tattiche e tecniche, fra cui il mimetismo alieno, che è una teoria che io ho portato avanti, che ho rimodulato, e quindi diciamo anche in questi avvistamenti c'è inizialmente questa sfera, questa ball apparentemente infuocata che rimane ferma e poi improvvisamente fa dei moti improvvisi, impromptu, per poi sparire in un'altra dimensione e diciamo lasciare così l'osservatore allibito. Perché io insisto sul parlare di questo avvistamento del 13 giugno del 1952? Essenzialmente perché questo è un avvistamento fondamentale, a mio avviso, anche se se ne parla poco, è pubblicizzato poco. In Italia, per la prima volta fu resa pubblica dai media questa strana situazione di avvistamento UFO nei cieli parigini. Il 17 giugno del 1952, un martedì, ma l'avvistamento avvenne il venerdì, quindi il 13 giugno del 1952. In Italia si ebbe notizia il 17 giugno del 1952. Chi mi conosce sa che ho una collezione sulle donne aeronautiche, come ho accennato prima, con materiale originale, ma ho anche una collezione in ambito ufologico, in questo caso cartacea, dove ho dei giornali originali dell'epoca, dove i media hanno parlato di questi avvistamenti nel corso dei periodi storici. E io ho in originale il giornale Il Corriere di Milano, che il 17 giugno del 1952 porta avanti questo avvistamento. E la cosa essenziale, fondamentale, qual è? Che per la prima volta, il 13 giugno del 1952, un organo ufficiale, in questo caso la torre di controllo dell'aeroporto di Le Bourget, trasmette un bollettino ufficiale all'aeroporto di Orly, al vicino aeroporto di Orly, che a sua volta lo rende pubblico all'opinione pubblica e ai media. Che cosa si riporta in questo bollettino? Questo bollettino che rilancia la torre di controllo di Le Bourget si riporta quanto visto dal pilota, quindi la sua testimonianza, dove dice effettivamente io ho visto un UFO, quindi invece di secretare, di classificare, quindi di rendere il documento, la testimonianza classified, classifié, viene invece resa pubblica. Ok? Oltre alla testimonianza, perché da terra ovviamente ci sono stati altri, da terra ci sono stati comunque altri testimoni. Diciamo, in questo avvistamento essenzialmente abbiamo testimoni, chi ha letto il mio libro Gli archivi inediti sa che è uscito nel 2020, sa che io ho creato delle teorie, fra cui una teoria, la CBT, classificazione Bittarello dei testimoni, che a me serve molto, è utilissima durante le mie perizie e analisi degli avvistamenti, e chiunque, sia in ambito scientifico, in ambito diciamo anche semplicemente gli appassionati, possono adottare la CBT perché è un elemento, uno strumento in più per l'analisi e la perizia dei casi ufologici che aiuta per scoprire e capire la verità dell'avvistamento UFO. Quindi dicevo, in questo caso del 13 giugno del 1952 avvenuto nei cieli parigini durante l'atterraggio all'aeroporto di Le Bourget, ci sono testimoni della fonte 1, quindi testimoni ufficiali, quindi un pilota di una compagnia appunto civile, quindi una fonte 1, la torre di controllo e la torre e poi l'aeroporto di Orly
sempre fonte 1 della CBT, ma ci sono anche la fonte 2, quindi ci sono normali cittadini che hanno avvistato questa sfera globulare, questo UFO, questa bubble of light, questo oggetto non identificato, ma che appunto si librava nei cieli per poi sparire improvvisamente, ma non abbiamo i nomi degli altri testimoni, quindi io ho potuto classificare, al di là dei testimoni certi della fonte 1, ho potuto classificare appunto testimoni della fonte 2, ma non sappiamo se appartenevano, non sapendo i nomi, alla fonte 2A o 2B, comunque testimoni della fonte 2. Detto questo, l'importanza, la peculiarità di questo caso è che per la prima volta c'è un bollettino ufficiale per un avvistamento a Parigi, quindi che viene diramato da fonte autorevole. C'è da dire però che anche qui abbiamo i debunker, la cosa mi fa un po' sorridere. Allora, un debunker classico, che però è la signora Camille Flammarion. Ovviamente, come in 100% dei casi ufologici, ci sono anche i debunker, quelli che negano e che sono contro la verità, che si scopra la realtà ufologica, reale, quindi della presenza reale di entità non terrestri sul nostro pianeta, che nega l'avvistamento. E il debunker in questo caso è una fonte, diciamo, istituzionale, considerata autorevole. Io infatti trovo assai vergognoso questa presa di posizione della signora Camille Flammarion, che era tra l'altro la figlia, una parente stretta, mi sembra la figlia di Flammarion, il famoso, che era già morto, diciamo, nel 52, il famoso astronomo divulgatore scientifico, e diciamo la Camille Flammarion era nel 52 presidente della Società Astronomica Francese. Veramente molto bello ascoltarti, Francesca, perché ci spieghi veramente a dettaglio tutto. Ma passiamo, non perdiamoci, dai, al secondo caso dell'intervista. Vai, Francesca, ti lascio la parola. Analizziamo adesso il caso ufologico avvenuto tra la notte del 31 di maggio e il 1 di giugno del 1954. È anch'esso un caso ufologico molto importante, a mio avviso notevole, soprattutto per quanto riguarda la fonte testimoniale principale e primaria, ovvero il pilota del quadrimotore che era in volo in quella notte nella tratta Parigi-New York, dove sia lui, motorista, copilota e altri membri dell'equipaggio videro questo oggetto non identificato, questo UFO, e da lì partirono una serie di situazioni che adesso analizzeremo nel particolare, che fanno comprendere l'azione dei debunker, quindi come agiscono i debunker per la cover up successiva a un reale avvistamento UFO e per tentare di nascondere e mettere comunque a tacere in qualche maniera i testimoni. Allora, innanzitutto io vi dico, prima di iniziare a raccontarvi gli accadimenti, anche per così dire repentini, di quella notte del 31 maggio e 1 giugno del 1954, io vi devo dire che quando periziavo questo caso, dentro me dicevo grazie comandante Charles Kratovil. Charles Kratovil è il comandante del quadrimotore che era in quel momento in volo lungo la tratta Parigi-New York, perché quest'uomo ha
fatto vedere realmente di essere un uomo d'onore, leale e coraggioso. È andato contro i debunker e ha continuato e ha insistito anche davanti ai media, all'opinione pubblica, nella sua versione, ovvero lui ha sempre sostenuto e non ha ritrattato che lui, mentre pilotava il quadrimotore in tratta Roma, perdonatemi, Parigi, New York, vide un UFO. Quadrimotore, ho già spiegato ampiamente nell'introduzione, quindi mi sono anche dilungata. Come voi sapete, io vengo anche dal mondo aeronautico, quindi per me è una gioia appena riesco a parlare appunto di qualche aeroplano. E quindi ho già spiegato, diciamo, di che tipo di aeroplano stiamo parlando, aeroplano commerciale civile, in questo caso appunto del Douglas DC-4. Allora, che cosa succede? Ci troviamo in volo, quindi come ho detto all'inizio, in questi tre casi fonte testimoniale si trovava sia all'interno dell'aeroplano, a terra altra fonte testimoniale e più o meno ci troviamo a 16 km dall'aeroporto di Boston, quando il comandante Charles Kratochwil nota una ball of light, quindi nota un UFO in avvicinamento. Sottolineo io, in sorveglianza del suo quadrimotore. Al che, diciamo, Kratochwil fa ciò che è d'obbligo, che è tenuto a fare qualsiasi pilota di aeroplano, avverte la torre di controllo che verifica, tra l'altro, che anche 8 funzionari che appunto lavoravano all'interno dell'aeroporto di Boston hanno visto questa sfera. Che cosa succede in quella notte del 31 maggio del 1954? Immediatamente l'aeroporto di Boston, quindi fonte testimoniale 1, Kratochwil, fonte testimoniale 1, come membri dell'equipaggio, funzionari fonte testimoniale 1, quindi altamente attendibili, secondo la CBT, quindi classificazione Bitello dei testimoni che trovate sul mio libro UFO, gli archivi inediti, edito nel 2020 da Lux Coedition. Scusatemi, la breve parentesi, ma è importante per comprendere quello che dico, che voi sappiate che cos'è la CBT. La trovate ampiamente, la CBD dei debunker, testimoni e debunker, la trovate ampiamente, è una teoria che ho creato io, ex novo, che trovate nel mio libro appunto Fogli Archivi Inediti, edito nel 2020. Quindi dicevo, fonte testimoniale attendibile. Cosa fa l'aeroporto di Boston? Fonte testimoniale 1. Immediatamente avvisa l'USAF, che immediatamente quindi avvisa le forze armate americane, in questo caso l'USAF, immediatamente fa librare in volo, quindi fa partire immediatamente in pronto emergenza la squadriglia caccia per rilevare invasioni del proprio spazio aereo. Quindi attenzione, cosa succede? Era un UFO, un oggetto non identificato, e immediatamente partono dei caccia, la squadriglia caccia per la difesa dello spazio aereo. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente in volo, in cielo, c'era un oggetto non identificato la notte del 31 maggio, 1 giugno 1954. Cosa succede in quella frenetica notte? Succede che in effetti la squadriglia caccia vede questo oggetto che, seguite attentamente che cosa succede. Squadriglia caccia parte, intercetta oggetto. Attenzione, oggetto non identificato, UFO, appena vede la squadriglia, che fa? Sale di quota,
Sale, controvento, non può essere un pallone aerostatico controvento che comprerà il mio libro UFO, gli archivi inediti, ma oltre al fatto, diciamo, è impossibile che sia, proprio dire che l'UFO è un pallone aerostatico è un insulto all'intelligenza di tutte le persone intelligenti, non solo di coloro che poi credono e studiano la realtà extraterrestre sul nostro pianeta. Sul mio libro UFO, gli archivi inediti, io faccio proprio chiaramente spiego come vedere un aerostatico, come vedere un UFO, come identificare un UFO, come vedere un aerostatico. Sono due cose nettamente differenti, non c'entrano niente, non hanno nulla a che vedere, non si può spacciare l'uno per l'altro, nemmeno un bambino, consentitemi. Insomma, che cosa succede? Succede che questo UFO appena diciamo la squadriglia è in avvicinamento, la squadriglia caccia sale di circa distanza circa 3.000 piedi, quindi è in alzata di quota e fino ad arrivare a circa 18.000 piedi, fino a scomparire ovviamente, perché come voi sapete l'UFO ha una tecnologia nettamente superiore a ogni tecnologia di tipo terrestre, per cui può prendersi gioco, tra virgolette, ovviamente, di noi, con la sua netta superiorità tecnologica che nessun aereo di matrice terrestre ha e potrà avere fino ad ora, a meno che, come si suol dire, ma questa sarà magari oggetto di un'altra puntata, di altre mie interviste, non c'è una collaborazione fra entità extraterrestri e determinati governi civili e discorsi militari per uno sviluppo tecnologico da dare a noi umani, come già potrebbe essere avvenuto e come già, diciamo, è avvenuto in determinati contesti, ma ripeto, questa è oggetto di altra puntata. Adesso concentriamoci su Charles Kratochwil, sull'avvistamento UFO a 16 km dall'aeroporto di Boston. Cosa succede? Succede che, come ho detto, intanto Kratochwil atterra a New York, dà la sua versione dei fatti a caldo, appena atterrato, i media lo aspettavano, presi tutti dall'ansia, appunto come ogni volta che c'è un avvistamento che comunque parrebbe così eclatante, c'è sempre l'ansia dell'opinione pubblica, della gente, di dire siamo sotto attacco, un UFO, la paura di questa invasione che si palesa. C'è sempre stata, c'è e rimarrà intrisa nell'animo umano la paura di non essere soli in questa terra, nostro pianeta e nel mondo e nell'universo. Ma consentitemi, una paura, ma che è realtà. Quindi non è solo una paura, noi non siamo soli nell'universo, quindi oltre la nostra civiltà terrestre esistono anche altre e varie civiltà extraterrestri che già sono entrate in comunicazione con noi, in contatto e che indisturbate stanno nei nostri spazi aerei e nel nostro pianeta Terra. Comunque, detto questo, poi chi segue le mie conferenze, chi compra i miei libri, sa ampiamente tutte le prove che io ho portato, porto, continuo a portare e continuerò a portare per far sì che si comprenda che entità extraterrestri stanno nel nostro pianeta, indisturbate, sottolineo come ho detto poc'anzi. Comunque, ritornando a noi, qui c'è un'opera e quindi al nostro caso del comandante Charles Kratochwil e della notte tra il 31 maggio e il 1 giugno del 1954 accade che entrano in gioco i debunker. Quindi c'è la versione ufficiale dell'USAF che dice: attenzione, attenzione, sì, abbiamo mandato la caccia, abbiamo mandato la squadriglia, abbiamo mandato tutto per intercettare qualcosa che stava nel nostro spazio aereo, ma attenzione, non era un UFO. Cioè, ci vogliono far credere in un comunicato ufficiale che in realtà
Era un pallone aerostatico. La solita scusa che io riscontro quando non si hanno altri elementi per smentire che effettivamente appunto era un UFO. E io questo comunicato lo trovo, consentitemi il termine, vergognoso, honteux, se vogliamo usare un termine francese. È veramente honteux. Ok? Perché? Perché? Ma perché un pallone aerostatico è la versione più inutile che un debunker può dare. Ok? Io ho già spiegato che nel mio libro UFO gli archivi inediti praticamente non c'è via di scampo, o è un UFO o è un pallone, l'uno per l'aerostatico, l'uno meteo o pallone sonda o qualsiasi altro diciamo pallone, quindi alimentato con elio, con tutto ciò. Io spiego ampiamente, dedico un capitolo intero, un capitolo del mio libro UFO gli archivi inediti, io dettagliatamente spiego. Allora, questo è un UFO, questo è un pallone aerostatico, questo non può essere scambiato per questo, questo non può essere scambiato per questo. Quindi, cioè, ritornare su questi discorsi veramente a me, e lo potete vedere, mi dà da ricercatrice, da tecnica, da geografa, dato che ho una laurea in geografia, per chi mi segue lo sa, è veramente onte, vergognoso un comunicato ufficiale del genere. Tant'è che il comandante Kratovil, che si vede, non sono riusciti i debunker a farlo tacere, era veramente un uomo ligio al dovere, dice in un'ulteriore intervista dopo il comunicato ufficiale che lui ha visto un UFO, ha detto che sarebbe la prima volta che un pallone aerostatico va contro vento. Uomo di pochissime parole che con questa frase ha fatto capire tutto. Sì, Francesca, infatti non è facile per i piloti, ma lui ha avuto il coraggio di denunciare la cosa, anche se molti piloti non lo fanno per paura di perdere il posto di lavoro, diciamo così, ma comunque è molto, molto, molto interessante il secondo caso. Vai con il terzo e voglio sentirti ancora. Dai, vai Francesca, raccontaci. L'avvistamento UFO di Nash Frontberry è un avvistamento al quale io ho dedicato ampio spazio, analisi tecniche dettagliate nel mio libro UFO gli archivi inediti, quindi parlerò rapidamente punti focali essenziali in questa puntata. Per rimandarvi poi al mio libro UFO gli archivi inediti per vedere nel dettaglio la mia analisi tecnica e la mia perizia. Allora, Nash Frontberry in realtà sono i due cognomi, come ho detto nell'introduzione, del pilota e copilota di questo Douglas DC-4 della Pan America Airways. E diciamo, questo avvistamento avviene nella tratta appunto Miami-New York e avviene più o meno diciamo quando si è sopra la città di Newport e Cumberland, quindi due città appunto americane. Allora, questo avvistamento essenzialmente è un avvistamento che ha dell'eclatante, dello spaventoso, per così dire. I due piloti rimasero totalmente scossi, così come anche i passeggeri del volo.
e hanno fatto numerose interviste negli anni, pure quando sono andati in pensione, dicendo: noi ancora non ci siamo ripresi, noi abbiamo avuto la consapevolezza che non siamo soli nell'universo, ma che questi oggetti che noi abbiamo visto in realtà erano oggetti non identificati extraterrestri. Quindi abbiamo avuto in quel frangente di avvistamento a 8.000 piedi dal terreno, quindi in volo, durante questa tratta, abbiamo avuto la certezza che gli extraterrestri esistono. In breve, queste sono le dichiarazioni del Frontberry e del Nash, anche una volta andate in pensione, non hanno mai smesso di credere, di dire la verità poi, ciò che in realtà loro avevano visto durante questo volo. Allora, una squisitezza tecnica dal punto di vista aereo. Allora, diciamo che improvvisamente, quindi nella prossimità della città di Canberry, che cosa succede? Che loro erano a circa 8.000 piedi, vedono circa 3.000 piedi una formazione Echelon. Che cos'è la formazione Echelon? In realtà è una formazione, diciamo, che tengono, per così dire, gli aerei, diciamo, sfalsati in diagonale. Quindi che cosa succede? Allora, quindi stanno in diagonale, ogni aereo, quindi c'è il leader, ogni aereo è sfalsato di lato e indietro. Ecco, loro vedono questa formazione di queste ball of light, assolutamente non velivoli, non droni, ma escludiamo a priori i droni, proprio perché quando mi si dice: guarda, non è un UFO, un drone, ma un drone è una cosa talmente così facile da individuare che spacciare un UFO per un drone è proprio di una, come si suol dire, ma anche di una persona stupida, di una stupidità unica. Quindi nemmeno io tengo in considerazione quando un debunker o qualsiasi altra persona mi dice: no, guarda che era un UFO. Cioè, a me non si permette nessuno di dire una cosa del genere, però mi è capitato di vedere delle dichiarazioni dove disperatamente si cercava di negare l'esistenza, come ho già spiegato. Diciamo, io ho dedicato appunto nel mio libro ampio spazio, diciamo, al discorso dei palloni aerostatici, però spesso c'è qualcuno che dice: è un drone. Cioè, anche un drone ha delle caratteristiche talmente differenti di una bolla che è impossibile scambiare un drone per un UFO. Cioè, chi lo fa non ha nemmeno un minimo di, non ha mai visto un drone in vita sua, intendiamoci. Comunque, lasciamo questo e ritorniamo alla nostra formazione Echelon. Che cosa succede? Praticamente questi due piloti vedono questa formazione appunto diagonale, sfalsata indietro al lato. C'era all'apice di questa diagonale c'era un cosiddetto leader, chiamiamolo così, che diciamo rallentava, si rimetteva in moto e diciamo i sei, era una formazione di sei, i sei oggetti non identificati, i sei UFO rallentavano, poi riniziavano la loro corsa dietro al leader, ma sempre diciamo non a diciamo una distanza uguale, quindi si vedeva che erano sei corpi separati, diciamo sei oggetti separati, quindi lucenti, bolla, appunto rosso arancione tra l'altro. E quindi che cosa fanno? Quindi iniziano, appaiono improvvisamente con questa formazione Echelon, poi si affiancano all'aereo, sotto l'aereo, nell'ala, diciamo i due piloti mantengono una calma esemplare, come d'altronde diciamo ogni pilota dovrebbe mantenere, in quanto ha delle responsabilità non solo di salvaguardia della sua vita, ma anche dei passeggeri e nell'eventualità di un qualsiasi crash anche della popolazione che sta a terra. Quindi diciamo la calma va sempre mantenuta, e soprattutto diciamo chi ha un ruolo così importante di pilotaggio di un aeroplano, qualsiasi esso sia, è importante appunto che mantenga la calma e
la lucidità sempre e la freddezza, cosa che Nash e Frontberry, che poi ripeto si chiamavano, questa l'ho detto all'inizio, tutti e due William, una cosa singolare. Era la prima volta, tra l'altro, io lo scrivo sul libro, che il Frontberry faceva quella tratta, quindi il Nash invece l'aveva fatta più volte. E anche i passeggeri guardavano dai finestrini e vedevano affiancarsi queste bolle. Diciamo che, in breve, che cosa succede? Escluso ogni tipo di velivolo, aeroplano di matrice terrestre, droni impossibile, anche per la quota, per mille altre situazioni, parole aerostatici impossibile. Ma io analizzo nel particolare nel mio libro, spiego, sono assolutamente degli UFO, quindi che sono apparsi. Probabilmente era un'azione di controllo dell'aeroplano, infatti erano molto interessati a questo aeroplano, tant'è che si mettono nel sottoplancia, si mettono nelle ali, diciamo nelle due ali, affiancano il DC-4, il Douglas DC-4. Poi improvvisamente erano arrivate informazioni, invece sparpagliati, confusi, dopo un po' di tempo spariscono, quindi vanno in un'altra dimensione, quindi nell'ultra dimensione e dimensionale, e diciamo si rimane, per così dire, basiti. Viene fatta poi una segnalazione ovviamente a tutti gli organi competenti, ma si rimane soprattutto basiti per la capacità estremamente avanzata tecnologicamente di questi sei UFO. Ed è quello che io dico, che faccio riflettere, pensare chi mi ascolta sul discorso che questi velivoli sono questi velivoli extraterrestri, questi UFO, questi oggetti, perché noi di fatto non sappiamo tecnologicamente, ufficialmente, la loro conformazione, sicuramente pilotati sia internamente o probabilmente anche diciamo in simbiosi o all'esterno da entità intelligenti, sicuramente, perché poi io analizzo nel mio libro, quindi spiego tutta diciamo, dichiarazione dei due pilota, pilota e copilota, e di tutte le manovre che si trovano nella loro dichiarazione, che dichiarano che questi UFO hanno fatto, ed è sconvolgente. Quindi invito tutti a vedere il mio libro UFO, gli archivi inediti, per le mie analisi dettagliate, ma ho voluto comunque accennarvi in ultimo questo caso, perché questo è un caso che fa riflettere, e rileggere le dichiarazioni che io riporto poi nel mio libro del Nash Frontberry, Nash pensionato, che è il primo pilota, che dice: "Io sono rimasto sconvolto, la mia vita è totalmente cambiata, ho avuto la consapevolezza che entità extraterrestri stanno indisturbati nel nostro pianeta e nel nostro spazio aereo." Grazie, grazie Francesca di essere stata ospite nel mio canale, grazie di tutto per i tuoi tre casi molto interessanti, comprerò sicuramente il tuo libro e ti auguro tante belle cose Francesca, grazie, grazie ancora e di sicuro faremo qualche altra intervista se vorrai, ok? Ciao Francesca e grazie ancora. Da parte mia e da parte di tutti noi. Grazie per l'invito a partecipare prossimamente nel canale UFO Global Italia. Un ringraziamento anche va a tutti gli spettatori che mi hanno seguito in questa puntata. E vi aspetto tutti ai miei prossimi eventi YES, Marchio Ufology World. Vi invito altresì per approfondimenti dei casi ufologici che ho trattato poc'anzi ad acquistare il mio libro UFO Gli Archivi Inediti, dove, edito dalla Luxco Edizione nel 2020, dove potrete anche trovare
le nuove teorie ufologiche che io ho reso al mondo scientifico nel 2020, quindi ex novo, teorie ufologiche che ho creato appunto ex novo. Quindi vi rinnovo l'invito a partecipare ai miei prossimi eventi, ad acquistare i miei libri e a visionare le mie conferenze. Un grande saluto a tutti voi e un buon proseguimento alla mia prossima intervista. Grazie ancora a te Francesca di essere stata mia ospite. Alla prossima Francesca, ciao. Ragazzi, il video è terminato. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video da UFO Global Italia. Ciao.